Beh, oggi è la giornata mondiale per i diritti umani. Quello che sta accadendo di drammatico e di straordinario nelle piazze di Teheran, Isfahan, Shiraz, le principali città iraniane, è un richiamo forte a non abbandonare l'idea che i diritti umani siano universali, e quindi perché appartengono alle persone, alle donne, agli uomini che in Iran stanno lottando, rischiando letteralmente la vita per i propri diritti, la propria libertà, e difendono quindi la libertà e i diritti di tutti. Ed è doveroso oggi essere qui in modo concreto, in piazza, come loro sono in piazza, certamente non rischiando quello che rischiano loro, essere vicini come persone, come parlamentari, come politici, come cittadini, e chiedere ai governi europei che siano vicini in modo tangibile, schierandosi nettamente dalla parte di chi lotta per i valori che sono anche i nostri, libertà e diritti, e contro il regime repressivo che ammazza chi chiede solo libertà. Donna, vita, libertà. Donna, vita, libertà. Sempre, ovunque.